Buonasera, benvenuti alla terza videoconferenza di quest'anno. L'argomento di stasera, tenuto egregiamente dal nostro colonnello Maurizio Parri, che tutti voi conoscete forse anche meglio di me, il quale è un dotto ricercatore storico specialmente della cultura carrista. Il suo, a mio avviso, scritto migliore, Tracce di Cingolo, e su quello praticamente ha descritto gli anni dell'era carrista. Stasera ci informerà, ci metterà al corrente del quadrilatero carrista, cioè le postazioni carri della provincia di Pordenone, dove anch'io nel mio breve periodo di militare ho trascorso diversi mesi a Cordenos. Quindi mi metto subito in silenzio, dando la parola al colonnello Maurizio Parri, che ringrazio anche per l'opera che ha dedicato a organizzare quest'altra serie di videoconferenze. Grazie Maurizio, prego. Grazie, grazie Mauro. Iniziamo subito. Questa sera parlerò in diretta perché l'argomento è un po' più articolato, quindi spero comunque interessato. Però prima di iniziare vorrei fare una precisazione perché molti mi dicono: ma parli sempre di storia, parli sempre di cose tristi, parli sempre delle stesse cose. Però in fondo io chiedo a chi mi chiede perché lo fai, credo che cioè il mio parere è che raccontare la nostra storia sia un nostro preciso dovere, semplicemente perché se affidiamo questo compito ad altri, ci accorgiamo presto che soltanto noi carristi siamo in grado di raccontare la storia dei nostri avi, se non altro perché abbiamo l'interesse per scoprire gli aspetti che ancora non sono del tutto chiari, o per dipanare la matassa delle contraddizioni che molto spesso compaiono confrontando un testo con un altro, e perché siamo incuriositi di sapere da dove siamo usciti, insomma. E per questa ragione credo che chi professa di essere un fervente carrista abbia il compito di approfondire per quanto possibile e per quanto gli piaccia, ma approfondire un minimo la conoscenza del nostro corpo e non fermarsi magari ai soliti luoghi comuni che riducono un po' l'ampiezza del nostro passato. Detto questo, la conferenza di questa sera è stata tenuta qualche mese fa presso la sezione pordenonese della nostra associazione, ma ho ritenuto che potesse essere di interesse anche per un pubblico più ampio e esterno alla città dove vivo, se non altro perché può stimolare altri ad integrare le notizie da me raccolte e altri ancora a investigare sulla presenza dei reparti della nostra specialità nei territori dove risiede. So che il colonnello Bettini, per esempio, ha iniziato o sta per iniziare una ricerca analoga per chiarire qual è stata la presenza dei carristi a Civitavecchia anche prima e durante la guerra. Ecco che secondo me questa conferenza può suggerire una sorta di protocollo iniziale su cui ognuno può imbastire la propria ricerca nel proprio territorio per trovare le risposte. Non nego che mi piacerebbe se qualcuno questa sera prendesse la palla al balzo e sono particolarmente contento di sapere da pochi giorni che a Pordenone l'indagine sui trascorsi carristi della città prosegue per iniziativa della sezione ANCI pordenonese, il cui presidente, generale Fasciani, magari non so se è collegato, non credo, avrà poi voglia di darci qualche delucidazione. Come sapete, sono nato e cresciuto a Pordenone e nella sua provincia ho svolto una buona parte del mio servizio militare. Devo aggiungere che è anche stata la parte migliore di questo lungo percorso, almeno per quanto mi riguarda. Conosco dunque bene il territorio circostante e in esso colloco moltissimi dei miei ricordi, non solo professionali, ma anche dell'infanzia e dell'adolescenza, legati alla rilevante presenza dei reparti carri in questo territorio. Io stesso sono nato qui proprio per via di questa presenza.
proprio perché ricordo molte cose relative alla presenza dei carristi in questa provincia e proprio perché ricordo molto bene queste cose, sono rimasto un po' stupito quando diversi anni fa il comune di Pordenone pose un grande cartello all'ingresso della città con scritto Pordenone Patria Alpina, era un cartellone enorme, era un cortese tributo alla potente associazione Alpini che in quell'anno aveva qui svolto il proprio raduno nazionale, ovviamente una presenza oceanica e ovviamente la città ha ringraziato per questa presenza che tra l'altro è stata la prima volta. Ma quel cartello è rimasto al suo posto per diversi anni ed è stato rimosso soltanto recentemente. Io mi sono chiesto, siamo proprio sicuri che Pordenone sia una patria alpina? Non stento a credere che lo sia per quanto riguarda il reclutamento della maggior parte dei cittadini, dei coscritti che un tempo erano soggetti all'arruolamento regionale e quindi espatriavano in altre località per raggiungere i battaglioni alpini in cui erano stati arruolati per svolgere il servizio di leva. Ma la città è una città di pianura e non ha mai ospitato reparti delle truppe alpine. Per trovare i più vicini delle unità alpine dislocate nei dintorni occorre arrivare a Conegliano, a Codroipo, a Feltre, a Belluno, a Udine, ma non a Pordenone. E difatti le peraltro rare testimonianze storiche delle varie presenze militari in città nel tempo confermano non ve ne sono mai state del corpo degli alpini. Territorio di assoluta pianura è il nostro, quindi è difficile oggi rendersene conto perché l'urbanizzazione in gran parte industriale ha un po' stravolto l'habitat occupando molti degli spazi prativi che circondavano la città, occupando spazi che una volta erano liberi. Io mi ricordo da bambino andavo a giocare in prati che mi sembravano immensi che non esistono più. Ma attorno a Pordenone, nel raggio di varie decine di chilometri, fino a 40 anni fa, appunto, c'erano solo sconfinate praterie e campagne. Mi secca un po' fare la parte di quello che dice io me lo ricordo perché è un indizio di vecchiaia, ma devo ammettere che io queste cose me le ricordo. Passeggiando lungo via Garibaldi, in centro a Pordenone, arrivati ai numeri civici 13 e 15, quindi a metà del corso, troviamo la dimora della nobile famiglia Sbroiavacca. Adesso accendo la presentazione così mi accompagno. Questo è il cartello di cui parlavo prima, Pordenone Patria Alpina, risale al 2014. E questo è il palazzo Sbroiavacca, sulla cui facciata è apposta una lapide, ricorda il passaggio dell'imperatore d'Austria che nel 1852 si era recato qui a Pordenone per assistere alle manovre della cavalleria nel campo di Aviano, dove noi avevamo la nostra caserma. Quindi già da quei tempi, insomma, era un territorio di addestramento per le unità di manovra a cavallo. Poi, dopo l'Unità d'Italia, Pordenone è stata la città che ha ospitato numerosi reggimenti di cavalleria, che ovviamente ha sostituito quella asburgica, e che si è addestrata sulle stesse zone di terreno, quindi ai piedi del Piancavallo, tra Pordenone, San Quirino, Aviano, Sequals. E per esempio, non tutti sanno che la caserma della Comina, quella che un tempo ospitava un battaglione di logistico di manovra, poi per qualche anno il reparto comando della Brigata Ariete, era un'area in cui esisteva la pista, l'ippodromo militare in cui si addestravano le unità a cavallo, ospitate nell'attuale caserma mittica. Alcune strutture di quella caserma sono i vecchi galloppatoi, i vecchi maneggi. E i reggimenti che sono stati ospitati in questa caserma sono vari, nel tempo sono cambiati. Altri reggimenti si recavano a Pordenone
il tempo necessario a condurre le manovre. Qui abbiamo una ricevuta del comando del settimo corpo d'armata che risale al 1 febbraio del 1866 e che testimonia il passaggio di un'unità a cavallo in città. Poi, con l'andare del tempo, con l'avvio dell'aeronautica, le pianure di Pordenone si sono adattate ad ospitare i primi aeroporti. Pordenone ha ospitato la prima scuola di aviazione civile italiana nel campo della Comina, oggi centro sportivo della Comina, e subito dopo si è installata l'aeronautica militare. E Pordenone, come già accadeva con i reparti della cavalleria, è diventato anche il centro in cui si recavano in visita personalità illustri. Abbiamo qui una foto in alto a destra che riprende la visita del principe Umberto ai primi del Novecento, e più sotto, in epoca più recente, la visita di Italo Balbo al campo della Comina. Questo per dire che la presenza è particolarmente varia. Queste sono delle immagini tratte da un cinegiornale dell'Istituto Luce che documenta una visita del capo del governo Mussolini proprio poco prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale a ispezionare alcune divisioni dell'Armata del Po, una divisione celere. E vediamo che per la prima volta alle truppe a cavallo che sfilano davanti alle autorità si affiancano i carri veloci di cavalleria appartenenti a questa divisione celere, che in questo momento non so dirvi quale fosse di preciso, quindi non so dirvi nemmeno quale gruppo carro veloce sia quello raffigurato nella foto. Quindi sulla pianura di Pordenone, con una certa gradualità, ha luogo l'avvicendamento ideale tra le antiche unità montate a cavallo e quelle più recenti su cingolo. E in quegli anni, quindi negli anni 38-39, ha inizio una sorta di corsa contro il tempo in vista dei cimenti della guerra, che come sappiamo sono stati un po' rincorsi. Nel periodo 1940-43, gli enti addestrativi della specialità carristi sono stati diversi. E questo ci aiuta anche a comprendere quanto fosse complicato, complesso il sistema della fanteria carrista, perché oltre al reggimento scuola, il terzo reggimento, quello azzurro, a Bologna, dove venivano addestrati gli ufficiali di complemento, i meccanici e i tecnici in genere, vi erano poi i cinque depositi reggimentali, quelli segnati in giallo, del secondo, poi 32esimo reggimento, il primo a Vercelli, il 32esimo a Verona, il 31esimo a Siena, il quarto a Roma. Poi si aggiungerà a questi quello a Parma, mi sono dimenticato di scrivere Parma, del 33esimo, che tutti e cinque questi depositi costituivano i centri di mobilitazione per i battaglioni che poi sono stati costituiti nel corso della guerra. Oltre a questi cinque depositi, vi era anche il centro di addestramento di Bracciano, successivamente trasferitosi a Civitavecchia. Poi a questo si è affiancato in un'epoca che non sono ancora riuscito a capire quale esattamente fosse, perché non ho ancora trovato documenti che me lo dicano, il centro di addestramento di Cordenons, che comunque ha iniziato a funzionare nella primavera, tarda primavera del 1941, quando a Pordenone si è dislocata la divisione corazzata Centauro di rientro dalle campagne sul fronte greco-albanese e quello jugoslavo. E subito dopo la divisione corazzata Littorio, che qui era stata dislocata dal rientro dalla Jugoslavia, e entrambe le divisioni in questo territorio, avvalendosi degli spazi addestrativi
che tutt'oggi utilizziamo si sono riconfigurate su carri medi e soprattutto si sono addestrate alla manovra con l'utilizzo delle stazioni radio veicolari, cosa che prima non era possibile fare perché, come probabilmente sapete, i primi 6 battaglioni carri che sono stati immessi in teatro sia in Africa settentrionale che nei Balcani erano dotati di carri medi privi di radio, come privi di radio erano anche ovviamente i piccoli carri L3. Quindi nel 1941 c'è stata questa grande operazione di riconfigurazione delle 2 divisioni corazzate nel territorio pordenonese. A tutto questo sistema che era nel territorio nazionale si affiancava il centro di istruzione carristi in Africa settentrionale, del quale abbiamo sommariamente parlato nella conferenza della settimana scorsa con Andrea Rebora, che era dislocato nei pressi del villaggio Corradini, era un villaggio di coloni, e qui affluivano i reparti che giungevano, il personale dei reparti che giungeva dalla madrepatria e veniva addestrato al particolare ambiente operativo. E in più venivano formati complementi che poi venivano utilizzati per ripianare le perdite di personale, ma anche di mezzi che soffrivano i reparti in Africa settentrionale. Bene, l'odierna provincia di Pordenone è il centro di addestramento dei carristi dal 1940 al 1943. In verde ho evidenziato il territorio della provincia di Pordenone, che in questo arco di tempo, nei 3 anni della guerra, ha ospitato, come ho già detto, 2 comandi di divisione corazzata, 3 reggimenti carri, un totale di 22 battaglioni in addestramento. E sono quelli elencati nei quadratini attorno alla cartina particolareggiata, dove ho evidenziato il quadrilatero che ha come vertici San Vito al Tagliamento, Sacile, Aviano e Travesio. Tra questi battaglioni è compreso anche, e questi reggimenti, è compreso anche il reggimento Lancieri di Vittorio Emanuele II, con i suoi 3 gruppi squadroni carri, che nella primavera-estate del 1943 anch'esso si è addestrato in queste aree per acquisire la capacità operativa necessaria. Come vedete sono parecchi battaglioni, adesso non è il caso di enumerarli tutti, però sono praticamente dei 20 battaglioni carri che sono stati formati, parlo dei battaglioni carristi, almeno 14 o 13 sono passati da Pordenone, a iniziare dal settimo, con l'esclusione del 52esimo che, come sapete, era stato formato in Libia. Quindi dal 40 al 41 i carristi iniziano ad addestrarsi a Pordenone, non soltanto alla Comina, utilizzavano un po' tutta la rete stradale per addestrarsi al movimento. E in particolare le 2 divisioni corazzate che erano stanziate qui hanno svolto attività manovre, come si diceva una volta, con tutti i reggimenti alle loro dipendenze. Quindi esercitazioni anche complesse, non soltanto esercitazioni di tiro sul poligono. Questo è un documento che, diciamo, uno dei tanti, che testimonia come i reggimenti, i battaglioni che venivano formati purtroppo uno alla volta o al massimo 3 alla volta durante gli anni della guerra, venivano poi comandati a recarsi nella zona tra Pordenone e Sequalsa per compiere. Questo è il 9° battaglione carri, quindi uno dei 3 battaglioni su cui fu formato il 132esimo reggimento carri, per compiere in questa zona 12 giorni di effettivo addestramento, sottolineato, esclusi cioè i giorni per il trasferimento e la sistemazione in terreno pianeggiante, simile per quanto possibile a quello dell'Africa settentrionale.
Pregasi disporre senz'altro per il movimento, avendo cura di prendere accordi con il comando del corpo d'armata autotrasportabile per evitare sovrapposizioni con i reparti della Centauro, richiedere munizioni per i tiri e i carburanti, ultimato l'addestramento del battaglione, rientrerà in sede. Il battaglione continuerà nella normale dipendenza da codesto comando, quindi dal terzo reggimento carlista, presso il cui deposito questo battaglione era stato formato. 12 giorni di addestramento. Quest'altra foto invece è una foto ripresa a Toppo di Travesio ed è il comandante del 31esimo reggimento carri, il colonnello De Laurentiis, sul carro nell'estate del 41 per una cerimonia rievocativa di qualche avvenimento della campagna nei Balcani con a fianco lo stendardo del reggimento. Questa è un'altra fotografia dello stesso evento. I reggimenti vivevano tra la popolazione, dormivano, i carri venivano parcati o nelle caserme o nelle fabbriche della zona, in posti recintati dove potevano essere sorvegliati, e il personale veniva alloggiato nelle varie fattorie, un po' disperso. E vivevano tra la popolazione. Questa è un'altra foto, sempre del 31esimo reggimento, con i suoi tre battaglioni schierati nella piana della Comina. Sullo sfondo vedete una casetta che è stata demolita qualche anno fa e che era proprio a fianco della caserma che è in questa zona, la caserma Monti. E qui scorre la strada che va verso Maniano. Questa è sempre la stessa giornata, la presentazione del 31esimo reggimento al comandante della divisione Centauro, sempre nell'estate del 41. Il reggimento era formato da tre battaglioni che si erano tutti convertiti su carri medi. Questa è una foto scattata nella zona di un carrista, si vede il numero 31 sulla casamatta, e questo è un disegno, un dipinto rinvenuto in un pagliaio di una casa colonica nei pressi di San Quirino o Villanova, disegnato, dipinto sulla parete dagli artiglieri del 133esimo Reggimento Artiglieria, quindi Divisione Centauro, che è ancora al suo posto e che rappresenta il carro armato, il cannone, e ricorda il passaggio di questi carristi nelle varie case coloniche della zona. Questa è una foto, secondo me, molto bella, sempre nella zona della Comina. Si intravedono i rilievi di Aviano con queste due ragazze che si sono fatte fotografare vicino al carro che si stava esercitando. Questa è un'altra foto che sicuramente vi consente di riconoscere un luogo dove sarete sicuramente passati più volte, perché questi sono gli argini del Meduna e questa è una di quelle casette che si trovano vicino al Guado di Basaldella e anche altrove, in cui c'erano raccolti gli attrezzi del personale addetto alla manutenzione o delle strade o degli stessi argini, e questi sono carri della divisione Littorio, credo, che si stavano addestrando nel 1941. Littorio o Centauro, adesso è impossibile sapere chi fossero. E questo qui è un documento in cui praticamente l'oggetto è il collegamento radio RT delle unità carristi, in cui praticamente si dispone che gli ufficiali dell'Istituto Militare Superiore Tecnico, adesso non so bene quale ente fosse, nel corso delle recenti esercitazioni del 9° Battaglione Carrista a Pordenone, in occasione di visite ai depositi, hanno avuto modo di constatare che l'opera del sottufficiale radiomontatore assegnato a ciascun battaglione è effettivamente utilissima, eccetera, eccetera, eccetera. Perché lo scopo di queste manovre nella piana pordenonese è consistito soprattutto nel 41
a svolgere, ad addestrare i comandi e le unità a svolgere quella che al tempo veniva chiamata la manovra radiocomandata, quindi con l'utilizzo capillare delle stazioni ricetrasmittenti, e abituare personale a ricevere e dare ordini attraverso le comunicazioni radio, che all'epoca doveva essere veramente una rivoluzione. Molto, molto difficile da portare a termine. Questa bella foto invece è stata scattata a Roveredo in Piano in un periodo un po' più tardi di quello precedente, e sono carlisti del 15° battaglione in addestramento nell'estate del 1942, quando si addestravano per essere pronti poi a essere immessi in Africa settentrionale in un periodo in cui si era ancora fiduciosi di poter concludere in maniera con l'insuccesso le operazioni su quel fronte. Questa è sempre una foto di un equipaggio dello stesso battaglione nelle campagne friulane. Vedete dalla bicicletta che si intravede dietro il carro che effettivamente si esercitavano in mezzo alle persone, in mezzo alla popolazione. Quindi presumo che abbiano lasciato molti ricordi una volta partiti. Questa invece è una bella foto, nota, penso che l'abbiate vista, molti di voi l'avranno già vista. È una foto dello schieramento del reggimento di cavalleria lancieri di Vittorio Emanuele II, lo stendardo, con lo schieramento dei carri. Potete notare che oltre ai carri medi vi sono molti semoventi, perché questo reggimento aveva l'organico stabilito nel 1942 per i battaglioni carri, e quindi avevano le compagnie su un plotone carri medi, 15, M15, M14, e due plotoni su semoventi da 75-18 in questo caso. Quindi avevano assegnato i semoventi da 75-18 anche ai battaglioni carri. Questo organico non era solo per questo reggimento di cavalleria, ma anche per i battaglioni che furono formati nello stesso periodo. Quindi, per esempio, il 19° battaglione carri, quello che era a distanza a Piombino, anch'esso aveva un organico misto, ma anche il 18° e anche il 15° che era in Tunisia, tant'è che diverse motivazioni al valor militare di personale carrista della divisione Centauro degli ultimi battaglioni giunti in Africa riportano che il decorato era a membro dell'equipaggio di un semovente da 75-18, per esempio. Quindi anche questo è un aspetto che magari non tutti conoscono. Questo invece è un semovente da 75-34 che molti accreditano appartenere al reggimento lancieri di Vittorio Emanuele. Se voi guardate il sito dell'Arma di Cavalleria, questo semovente è enumerato tra i mezzi avuti in dotazione alla cavalleria. Invece apparteneva al 135° battaglione semoventi controcarro da 75-34, che era stato formato dal deposito del 32° reggimento carri, era comandato dal maggiore Riscica, che poi nel dopoguerra comandò il 7° battaglione carri, quando ancora si chiamava primo battaglione, nella sede di Aviano tra il 51 e il 52. E la foto è stata scattata, potete riconoscere le montagne sullo sfondo, lungo il greto del Cellina. È una foto rarissima che testimonia che i carristi in quel momento stavano iniziando a equipaggiarsi con veicoli dotati di un calibro superiore, che era lo stesso cannone che poi sarebbe stato installato sui carri P40, di cui già si prevedeva l'introduzione in servizio. Ma che poi per le note vicende non è cosa che per le note vicende non è poi andata in porto. Questa è un'altra bella un bel documento tratto da un volume dello Stato Maggiore. Se voi guardate i nomi delle località, parte
Parla di San Vittorio del Turano, Muta sul Lirio, Olgate, Portopinto, Vito, Campagna, Magonia, e i fiumi che sono rappresentati, c'è cioè il fiume Turano, il fiume Madena, il fiume Cantano, eccetera, eccetera. Beh, praticamente se voi sostituite i nomi fasulli, con i nomi di Pordenone, Sacile, Aviano, Cellina, Tagliamento, Meduna, Sile, eccetera, vi accorgete che questa è la fotografia, la carta topografica della provincia di Pordenone, travisata, perché praticamente facevano le esercitazioni come le facciamo oggi, con cartografia camuffata insomma, forse per non far sapere a eventuali informatori avversari che qui ci si addestrava, o per abituare le persone, il personale a operare in terreni di cui magari non si aveva familiarità con la toponomastica. Se vedete Ponte Pino non è altro che Pordenone, Portello e Spilimbergo, o Travesio, anzi, Magoni e Maniago, e Arcano e Aviano. Questo è Conegliano, eccetera. Un altro documento interessante che ho trovato qui in zona sono queste tre fatture della ditta Tomadini, che è stato da queste parti, sa che era un pastificio, ma anche un fornaio, ed è singolare come per esempio nei documentari dell'Istituto Luce, che fanno vedere magari lo sfilamento di reparti carri o cerimonie svolte in Pordenone, il commentatore si guarda bene dal dire che siamo a Pordenone, dice siamo in una città del nord Italia, eccetera, eccetera, quindi massima segretezza. E poi magari invece sulle fatture del pastificio che forniva il pane ai reparti di stanza o di passaggio in città, c'è l'elenco completo delle unità, e il numero, i quantitativi di pane forniti, e quindi dai quali si può desumere anche la forza organica di ciascun reparto. E quindi probabilmente sono stati anche utilizzati da qualcuno che ha passato le informazioni a qualche informatore, no? Non è da escludere, è molto singolare. E questa è un'altra cosa divertente trovata qualche tempo fa in rete, sempre della ditta Angelo Tomadini di Pordenone, che praticamente il 6 agosto del 1943 si rivolge al comando del deposito del primo reggimento Carristi, dicendosi che si era già rivolto al deposito del 31esimo Carristi per rintracciare la prima compagnia carri M1441, che si era fornita di pane dal 3 al 15 settembre e che poi se n'era tornata al reparto senza pagare, e la ditta cerca l'ente che deve saldare il conto. Chissà se ha mai avuto il corrispettivo. Queste sono invece numerosi ritagli di piccoli articoli con piccole notizie curiose, tratte dal settimanale Il Popolo, settimanale cattolico della diocesi di Concordia Sagittaria, che è la diocesi che comprende anche Pordenone, questo, e riportava molte notizie che segnalano la presenza dei carristi a vari eventi, dalla partita di calcio alla festa patronale, alla processione, alla cerimonia, eccetera, eccetera. E ce n'è una molto singolare, non so se nella prossima, no, in una molto singolare in cui si racconta che un carrista scivolato nel canale a San Quirino, in un canale che ritengo sia il canale sfioratore, perché dice che che una volta caduto non era riuscito a risalire sulle sponde di cemento e fu salvato da una tale Fernanda che si trovava lì e che lo trasse in salvo. Quindi anche queste notizie di carattere così di costume sono simpatiche. E poi i concerti della banda e quant'altro. Poi un'altra notizia che si trova sullo stesso
periodico è quella della solenne cerimonia svolta a Pordenone, quando il segretario del partito ha presenziato in città a nome del Duce alla consegna delle drappelle che le donne d'Italia hanno donato ai reggimenti della divisione Littorio. Tra entusiastiche manifestazioni al re, a Mussolini l'esercito, la prosa propagandistica dell'epoca, con le foto dello schieramento dei carri e delle truppe proprio nel piazzale antistante a quello che fino a 30 anni fa, forse un po' di meno, 25 anni fa, era il comando della brigata e prima ancora della divisione Ariete. Quindi quel palazzo ha ospitato i comandi sia della Littoria e contemporaneamente, o quasi contemporaneamente, anche quello della Centauro. Questo è un fotogramma di un cinegiornale dell'Istituto Luce scattato in Piazza 20 Settembre, nell'odierna Piazza 20 Settembre, e si vede sulla destra l'edificio del vecchio tribunale, oggi biblioteca pubblica. Questo è il Palazzo della Banca Popolare di Pordenone. Da questa parte c'è Piazzetta Cavour. Praticamente alle nostre spalle c'è il Cinema Teatro Verdi, che chi è stato a Pordenone conosce bene. E questi sono i carri, vai a sapere, o della Littorio o della Centauro, che sfilano al termine di una manifestazione. Questo è un altro documento che ho trovato, credo, un anno e mezzo fa, che è l'unica testimonianza scritta di questo centro addestramento carristi, reparto comando, Cordenons, 23 agosto 1943, una relazione di servizio di un'ispezione a dei depositi munizioni nei dintorni, in cui c'è stato un episodio di qualcuno che si è introdotto nel deposito, fermato e che non si è fermato all'intimazione delle sentinelle, è il tenente D'Alfonso Carlo, un nome che non ho mai trovato da nessun'altra parte, relaziona sull'accaduto il comando del centro addestramento carristi, dice sede, quindi il comando era a Cordenons. È interessante. Queste sono delle fotografie trovate, anzi, messi a disposizione dal signor Argentin, che abita qui a Cordenons, che è, diciamo, lo storico del paese e che raccoglie tutti i documenti che riguardano le vicende accadute nel tempo qui a Cordenons, e sono foto scattate durante la permanenza del centro carristi, che era ubicato in un boschetto in baracche di legno, poco distante da dove si trova la caserma De Carli, sede del 130, attuale del 132esimo Reggimento Carli, dove oggi credo ci siano delle serre di fiori. E ci sono le foto con i bambini, e alle spalle c'è un L6 o un autoblindo, si riesce a capire. Poi ci sono delle autoblindo qui in alto a destra, fotografate nel cortile della scuola elementare del paese. Poi c'è un L3 fotografato in un boschetto, quindi presumo laddove aveva sede questo centro di addestramento. Poi c'è la foto di un bambino con alle spalle una casa colonica sullo scafo di un L6. Questa invece è una foto di un carrista a fianco a un semovente da 75-18, perché in quel periodo i carristi nel 43 si addestravano anche ad avere questo tipo di mezzo di combattimento. Il signor Argentini mi ha detto anche il nome di questo carrista, mi ha detto che poi questo carrista si trovava a Cordenons quando l'8 settembre il centro si è praticamente dissolto, e la famiglia del signor Argentini, o un'altra famiglia che lui conosceva, hanno dato abiti borghesi a questo carrista, che doveva in qualche modo mettersi in salvo. Questa è un'altra foto, è una cartolina scattata a Pordenone, e praticamente questa strada su cui ci sono questi due carri M1340, questa è la strada che porta verso la stazione ferroviaria, e questo è il mulino
il mulino che è nei pressi della stazione, quindi via Oberna. E il momento in cui è stata fatta la foto, passavano questi due carri che probabilmente andavano in stazione per caricare sui pianali e andare da chissà dove. Al centro di addestramento di Cordenons ho scoperto, sempre grazie al signor Gentin, era effettivo il tenente colonnello Ferdinando D'Avenia, che è titolare di diverse decorazioni al valor militare, ma soprattutto è uno dei pionieri del carrismo perché era effettivo al reggimento carri armati e quindi è uno dei carristi della prima ora, no? Nel 43, in fondo, erano passati solo 20 anni da quando era stato costituito il reparto carri armati e quindi erano tutti un po' pionieri. Dopo l'8 settembre del 43, il tenente colonnello Ferdinando D'Avenia si è unito alle formazioni partigiane con il nome di Razzetti e organizzò qui in città un reparto partigiano formato dagli abitanti di una delle frazioni. E poi in seguito a questo gruppo aderì anche un gruppo di carabinieri capeggiato dal brigadiere Attolico, che era il comandante della stazione di Cordenons. Infatti queste notizie le ho trovate in una relazione che racconta le vicende dei carabinieri durante la guerra di liberazione qui in questa zona. La formazione comandata da Razzetti, quindi dal colonnello D'Avenia, oltre a svolgere compiti di propaganda, informazione, reclutamento e rifornimento delle formazioni partigiane dislocate qui sulla pedemontana, si rese protagonista di numerosi atti di sabotaggio, distruzione di binari, pali telefonici, telegrafici, eccetera, e anche di attacchi alle truppe tedesche. Qualche tempo fa, non più di 2 settimane fa, un ricercatore qui della zona mi ha detto che nell'archivio di Stato di Pordenone c'è una relazione autografa del colonnello D'Avenia che rende conto delle attività svolte durante l'occupazione e durante la guerra di liberazione. Mi sono ripromesso di andare all'archivio e di farne copia. Questo è un altro documento sempre datomi dal signor Argentin, dei carabinieri di Cordenons, in cui si certifica la ricevuta praticamente di 4 cavalli di proprietà dell'amministrazione militare, comando carristi in Cordenons, dal comando della stazione carabinieri locale, affidate proprio il 14 settembre del 1943 a un agricoltore del luogo, allorché il comando del reparto addestramento si sciolse, ovviamente era dotato di animali per lo svolgimento dei servizi, il prelevamento dei viveri, le spese e quant'altro. Questi animali sono stati ceduti a questo De Piero Augusto che li ha presi in custodia. Questa è un'altra foto, sempre della cerimonia della consegna delle drappelle. Si riconoscono i gradini del palazzo che fu sede del comando dell'Ariete nel dopoguerra. E questa invece è una foto, saltiamo al dopoguerra del 49, una foto in cui in una cerimonia analoga le donne, non più in divisa, consegnano le drappelle ai reggimenti della ricostituita Brigata Corazzata Ariete. Cerimonia che si svolse, come tutti ricorderete, nella comina, attuale centro sportivo della brigata. Questa è un'altra foto, sempre rarissima, che è conservata nella sezione ANCI di Pordenone, che ritrae la compagnia trasporti, riparazioni e recuperi del primo battaglione carri del ricostituito primo reggimento carristi, che poi successivamente diventerà 132esimo Reggimento Carristi. Il primo battaglione era quello che era a distanza a Casarsa della Delizia, mentre il comando di reggimento con il secondo battaglione, in quell'anno, fino al 1950, era a distanza a Roma. E di questo primo battaglione non ho trovato altre fotografie, e questa è l'unica che ho rintracciato. Queste sono foto note per la maggior parte di voi. La cerimonia, in alto a sinistra, lo schieramento per la cerimonia del 1949,
E poi c'è la foto di Eisenhower che passa in rassegna il 132esimo nella caserma di Aviano e poi una delle prime esercitazioni sui Magreti del Cellina con l'impiego di carri Sherman. Poi la presenza dei carristi nel dopoguerra porta a Pordenone con il comando dell'Ariete e dei vari battaglioni che piano piano vengono fatti affluire in zona, anche i veterani della guerra. C'erano ufficiali e sottufficiali che avevano combattuto la guerra, tra di essi ce n'erano molti con decorazioni al valor militare, uno fra tutti Pietro Mittica, al quale oggi è intitolata la caserma sede del comando brigata, ma anche altri tipo il maresciallo Consolini e altri sottufficiali che anch'essi erano parimenti decorati di medaglie al valore o d'argento o di bronzo, insomma, tutte persone che avevano fatto la guerra e che poi erano partiti da Pordenone per andare in guerra e che sono tornati qui dopo la... Questa, ci avviciniamo ai nostri giorni, una foto di M47 degli anni 50, fotografati sempre alla Comina, con lo sfondo delle montagne attorno al Monte Cavallo. La presenza dei carristi del dopoguerra nel quadrilatero carlista va dal 49 fino a oggi, il quadrilatero è sempre lo stesso, i vertici sono sempre gli stessi, anche se in realtà questo quadrilatero andrebbe un po' allargato perché negli anni 20 c'erano reparti carri che erano di stanza a Udine e a Codroipo, negli anni 30 ce n'erano altri che erano di stanza a Treviso e a Trieste. Però questo è il quadrilatero su cui si è concentrata la maggior parte delle unità e delle attività addestrative, sia durante la guerra che nel dopoguerra. Il picco delle presenze si è avuto nel 1968 e fino al 1988, per un totale di 8 battaglioni carri, concentrati tutti in questo quadrilatero, equivalenti a 24 compagnie, ovvero 72 plotoni, per un totale di 461 carri dislocati in 9 località diverse. Vi erano il comando del 132, il comando del 32esimo, il comando del 182esimo reggimento corazzato, e i battaglioni erano il 7, l'8, il 10, il 13esimo, il 22esimo, il 3, il 5 e il 63esimo. Numeri che sono ben superiori solo in questo quadrilatero ai numeri attuali di tutto il territorio nazionale. E cosa facevano i carristi in questo quadrilatero, in questo arco di tempo? L'impatto sul territorio della popolazione era notevole perché 24 compagnie carri equivaleva a 7 esercitazioni a fuoco per compagnia e 168 esercitazioni a fuoco totali nell'arco di un anno. Ogni compagnia doveva addestrare i propri equipaggi, i propri plotoni e poi la compagnia intera. Quindi nel secondo ciclo il totale delle esercitazioni a fuoco o delle lezioni di tiro era di circa 7 per ogni compagnia. E moltiplicati per il numero delle compagnie totali, il numero di 168 esercitazioni a fuoco svolte tutte nell'area del Cellino e Meduna. Chi le ha vissute quest'epoca e queste attività non ha certo bisogno che sia io a ricordare cosa comportavano, ma magari chi non è mai stato da queste parti in quel periodo può immaginare cosa significasse in termini di trasferimenti, no? Vediamo una colonna di carri armati che si dirige verso il guado di San Foca in un'esercitazione. Display Determination, oppure vediamo i carri qui in basso a destra che attraversano il centro di Casarsa e poi vediamo un ariete ai giorni nostri che effettua il tiro nelle stesse zone. Potete immaginare quanto pesante, è il caso di dirlo, fosse l'impatto di questa presenza così massiccia
sulle popolazioni, sulle attività dei comuni compresi in questo quadrilatero. Questa è un'altra foto che evidenzia, che simboleggia molto bene la quantità di unità, di mezzi che erano concentrati in questa zona. Io credo che un concentramento di questo genere sia qualcosa al di fuori dell'immaginabile attualmente. Centinaia di mezzi. Attività che venivano svolte anche di notte, no? Quindi l'impatto si protraeva anche nelle ore notturne, nei comuni, a ridosso del poligono, con conseguenze anche diciamo poco simpatiche, no? Qui ci sono una foto e una copertina di giornale. La copertina risale al 1952 e racconta di un carro armato che praticamente di notte, durante un'esercitazione notturna, ha sfondato il muro di un'abitazione, provocando anche il ferimento di alcune persone. Non sono riuscito a sapere quale reparto fosse, quale fosse la casa e quali effettivamente siano stati, le conseguenze di questo incidente. Certo, è arrivato sulla copertina di un giornale che nel 1952 aveva tiratura, nazionale. E l'altra foto, in basso a sinistra, è quella celebre di un'autovettura che si è infilata sotto i cingoli di un carro armato per propria colpa. Non è colpa del carrista, ma è colpa del conducente, che ha fatto un sorpasso azzardato e che poi è rimasto illeso, fortunatamente, nell'incidente, e che è morto poco tempo fa, penso lo scorso anno. Era un imprenditore della zona. La presenza attuale invece è molto ridotta, ci sono due reggimenti con un battaglione ciascuno, quindi un totale di 6 compagnie carri per un totale di 18 plotoni, che svolgono un'attività meno intensa, meno frequente, perché il personale è volontario, quindi non c'è bisogno dell'assiduità che invece era caratteristica dei reparti alimentati da personale di leva. Inoltre il cellino è diventato più piccolo, ovvero i carri sono più grossi, i calibri sono maggiori, le gittate sono maggiori, quindi il cellino è più piccolo in relazione ai mezzi in dotazione, e quindi il tipo di attività che si possono svolgere è molto inferiore. Beh, ora vorrei farvi vedere un filmato interessante. Forse non tutti hanno mai assistito a un'attività a fuoco condotta sul poligono del Cellino Meduna. Qui vediamo un'esercitazione di plotone con carri a riete, quindi un'attività recente, con una bella visuale che può sicuramente essere interessante. Per chi non ha mai assistito ad attività di questo tipo. È un'attività ricorrente, come ho detto poco fa. Qui sono i carri del 32esimo reggimento carri che si muovono nell'area C, Charlie del poligono, e conducono un attacco sparando contro sagome che sono a circa 2000 metri. Non più di 2000 metri dal punto di apertura del fuoco. È un'attività interessante, qui si vedono i colpi arrivare sulla sagoma. E niente, questa è la vita del carrista nel poligono pordenonese. Pordenone ha ospitato, credo che sia l'unica città che ha ospitato 3 raduni carristi, ma altri 2 sono avvenuti in provincia, una volta ad Aviano, forse anche più di uno, e una volta a Spilimbergo. Quindi i carristi, anche in congedo, sono tornati spesso a Pordenone e hanno lasciato spesso traccia del loro passaggio. Nella foto in basso a sinistra è rappresentato un veterano della guerra, il maresciallo Marcucci, se non erro, accanto al monumento che una volta era collocato a fianco del palazzo in cui aveva sede il comando della divisione. Questo monumento è stato spostato
ed ora è all'interno della caserma, quindi non è più visibile da parte della popolazione, perché il palazzo è diventato sede della prefettura. E questa è la foto dell'ultimo raduno avvenuto nel 2017, piazza 20 settembre. Potete riconoscere il tribunale, la biblioteca e il palazzo della banca, che erano gli stessi edifici fotografati nella foto del 1941 che vi ho fatto vedere poco fa, con il passaggio degli M15 della divisione Littorio o della divisione Centauro lungo lo stesso itinerario. Ecco perché io dico che, siccome a Pordenone i carlisti sono ininterrottamente presenti da 82 anni, la città continua a essere, in effetti, la capitale del carlismo. E allora, effettivamente, questo è il cartellone che vorrei vedere nel 2027, tra 4 anni, quando celebreremo il centesimo anniversario della nostra Costituzione, e forse è il caso di pensare di fare il raduno qui, perché qui c'è la maggior parte di unità carri attualmente in vita, e perché a Pordenone ha un senso, per quello che vi ho raccontato, che il raduno del centesimo anniversario qui si svolga. Io ho terminato la mia presentazione e sono a disposizione per eventuali domande. E vi ringrazio per la pazienza, insomma. Grazie Maurizio, mi permetto di prendere la parola subito, mi scuseranno gli altri ospiti, perché io lì ho passato a Cordenons i 4 mesi di esercitazioni continue, correva l'anno 1971, dall'8 dicembre all'8 aprile 71, dall'8 dicembre 70, e mi sono riconosciuto in diverse cose che hai descritto. La prima, le tante pianure, bastava uscire dalla caserma Carli, se non ricordo male, per entrare delle strade in mezzo ai campi, per poi andare ad esercitarsi sul Meduna Cellina. E lì abbiamo fatto esercitazione a fuoco in bianco di notte. Praticamente si chiamava all'epoca il secondo ciclo operativo per i carristi. Praticamente erano le prove molto consistenti per la compagnia. E appunto in poco più di quasi 4 mesi, diciamo, non poco più, quasi 4 mesi, credo di essere stato sui carri armati e sul Meduna Cellina almeno 60-70 volte. E grazie della rievocazione che mi ha riportato a quei tempi col mangiare sul Meduna Cellina portato dal CM per gli addetti alle esercitazioni, e poi c'era il rientro la sera e qualche volta da ragazzacci giovani, ignorando le istruzioni, si faceva attraversamento di corsa del Meduna e qualche volta qualche carro rimaneva nel mezzo al fiume, perché il guado era in dei punti abbastanza precisi e spostandosi un po' troppo a destra e a sinistra per riuscire a passare per primi, qualcuno rimaneva un po', diciamo, impantanato. Quindi bella, diciamo, rievocazione, bella storia e complimenti al quadrilatero carrista per Pordenone. Ho finito, chi vuole fare domande o integrazioni al nostro relatore, il benvenuto. Prego Agostina. Buonasera a tutti. Volevo chiedere a Maurizio, che ha collaborato così attivamente con la memoria storica Signora Argentin, se ha avuto modo anche di parlare di come la popolazione viveva questa presenza abbastanza imponente dei carristi, come erano diciamo accolti, visto che erano numerosissimi.
e anche le citazioni e tutto quanto erano abbastanza di impatto anche sulla vita normale dei paesi e delle località. Ti chiedo se, oltre diciamo, alla documentazione, sicuramente avrai scambiato qualche diciamo, parere con il signor Argentin e se lui ti ha potuto dare qualche indicazione, oppure la tua memoria stessa. Allora, grazie Agostina per la domanda. Sei sempre interessata agli aspetti umani. Le tue domande sono sempre... No, sono sempre interessanti perché consentono anche di fare queste divagazioni che sono importanti anche secondo me. Beh sì, gli ho fatto la domanda al signor Argentini per quanto riguarda i tempi della guerra. Lui mi ha detto che era un ragazzino e i ragazzini chiaramente erano curiosi di salire sul carro armato, di fare il giro, di parlare con i soldati. E anche di fare i dispetti, no? Perché quando magari i carri passavano lungo le vie, magari gli lanciavano i sassi, gli facevano qualche dispetto, eccetera. Poi mi ha detto che praticamente la presenza dei carristi era sì massiccia, che lui si ricorda di queste colonne che si muovevano sulla Pontebbana per spostarsi dalla zona in cui si addestravano alla zona in cui magari venivano riposti i carri armati, perché per esempio il 51esimo battaglione carri era casermato nell'aeroporto di Casarsa e per arrivare fino alla pedemontana di Aviano San Quirino doveva transitare sulla Pontebbana. Le strade erano sicuramente meno numerose di quelle di oggi e quindi sicuramente avevano un impatto, anche se in quella zona probabilmente all'epoca non c'era questo gran traffico e non molti credo avessero automobili e nemmeno trattori agricoli e anche le ditte erano abbastanza rare. Quindi, malgrado la presenza così numerosa, credo che l'impatto fosse sopportabile, sia perché i carri erano pochi, sia perché il traffico era scarso, sia perché il rumore che facevano i carri con il loro piccolo armamento sicuramente non disturbava nessuno. E che dire, la presenza sicuramente di questa truppa nelle case coloniche costituiva anche un reddito, perché ovviamente chi accettava di ospitare nel pagliaio un plotone ovviamente veniva pagato dall'amministrazione militare. Il fornaio forniva, abbiamo visto, il pane e sicuramente vi erano altri fornitori che traevano vantaggio da questa presenza cospicua di militari. Una cosa simpatica che mi ha detto il colonnello Argentin, il signor Argentin, scusatemi, è che praticamente i ragazzi più grandi del posto, quelli che non erano ancora in età di militare, ma che avevano già l'età per, insomma, avere qualche ambizione sentimentale, erano arrabbiati perché le ragazze del posto preferivano almeno a Cordenons socializzare con i carristi, credo un po' perché il foresto è sempre incuriosisce sempre di più, ma lui mi ha detto perché i carristi parlavano bene l'italiano. E non è strana questa affermazione, perché i carristi erano sicuramente truppe scelte anche dal punto di vista culturale, erano tutte persone che comunque avevano una specializzazione industriale, o che erano di buona famiglia e magari avevano a casa avevano l'automobile, quindi avevano dimestichezza con la meccanica. Erano sicuramente scelti e selezionati tra i migliori dal punto di vista della cultura, e quindi non è strano che parlassero meglio degli altri e riuscissero a utilizzare questa loro capacità anche per fascinare un po' le ragazze del luogo. Questo, insomma, mi ha detto il signor Argentino, se ti può bastare. Grazie. Ha chiesto la parola il presidente Fasciani, che è proprio, diciamo, l'interlocutore della zona. Prego, presidente, attivi l'audio. Allora, buonasera a tutti e inizio subito con i complimenti per Maurizio,
sia per l'amore che mette nella sua ricerca e poi perché è incessante, cioè nel senso che non si dà pace nel trovare cose nuove, documenti nuovi, altre cose, relazioni, collegare. Bravissimo, tutti dovremmo essere così. E una cosa che questi argomenti di questa sera erano già stati portati qua l'anno scorso in una conferenza che avevamo fatto, una conferenza pubblica in cui avevano partecipato anche sia autorità oltre che associazioni, carriste e altre cose, proprio perché noi cerchiamo di prendere e fare così una sorta di coinvolgimento totale e soprattutto trovare delle interfacce nel parlare di questioni comuni. E quindi questa presenza carrista di militari nel Pordenonese, a scapito di quanto la possano raccontare altri, tipo alpine, altre cose che mai ci sono stati, è uno spunto per un qualcosa che vogliamo realizzare a maggio. Per cui do questa informazione. Che cosa vogliamo organizzare a maggio, se ci riusciamo? Una mostra in cui coinvolgere, oltre alla parte nostra, con il bellissimo lavoro di Maurizio e anche ulteriori materiale e argomenti che possiamo trarre dalle sale storiche dei reggimenti e del comando brigata, ma anche quello che sono le varie amministrazioni di quei comuni che avete visto nel quadrilatero, cioè tutti quei comuni che erano sedi di reparti di carri armati. E quindi dagli anni 30 ad oggi, sia come c'è stata quella che è la presenza dei militari e dei carristi nel particolare, e sia come si sono sviluppate le amministrazioni. Quindi, così come ci sono foto dei vecchi carri armati dagli anni 30, anni 40 e via, anche foto di quelle che sono le cittadine, come erano negli anni 30, 40 fino agli anni oggi, e come si è sviluppato tutto quanto il contesto socio-economico in cui la presenza militare è un aspetto notevole nell'ambito del tessuto sociale. E quindi questo qua, se riusciamo a portare questo a termine, questo discorso a maggio, sarà una bella cosa e ne faremo partecipi. Se non ci riusciamo, significa che rimandiamo di qualche tempo, perché la cosa è più delicata. E soprattutto prendere e cercare tanti documentazioni anche delle e far partecipare le amministrazioni. Questo quindi è stato un intervento sia per complimentarmi con Maurizio, sia allo stesso tempo per dargli l'input che già gliel'avevo dato per questa attività che vogliamo svolgere a maggio, e per partecipare tutti di questa attività a maggio, che se riusciamo anche facciamo una sorta di reportage di questa mostra, così poi da divulgarla in ambito nostra dell'associazione. Questo è tutto, un saluto a tutti. Grazie Presidente, così per estrema chiarezza devo dire che il colonnello Parri nelle premesse ha evidenziato il vostro lavoro fatto l'anno scorso a Pordenone, lo ha sottolineato molto precisamente. Prego Maurizio, vedo. Sì, volevo dire al mio presidente sezionale che magari sarebbe il caso di, visto che lo sappiamo, ci è stato detto di andare all'archivio di Stato di Pordenone e cercare lì se ci sono tracce del passaggio dei carristi. Mi hanno detto anche che qualche cosa potrebbe esserci relativamente all'archivio del tribunale, perché sicuramente la presenza dei carristi ha
ha comportato anche incidenti o contenziosi, e magari da lì si può trovare qualche altro bandolo di qualche altra matassa da sbrogliare. Insomma, potremmo farlo in queste settimane se ne hai voglia. Va benissimo. Mario, prego. Sì, io appunto ringrazio Maurizio per il suo racconto, che soprattutto nella parte terminale mi ha ricondotto indietro nel tempo a tanti anni fa, al periodo del mio servizio. Come qualcuno saprà, io sono stato al 132esimo a Sacile negli anni 68 e 69. E così, ecco, riguardo all'impatto della presenza dei carristi nella zona citata da Maurizio, posso raccontare un aneddoto, insomma, che forse a qualcuno già raccontato, non vorrei appunto annoiare qualcuno, perché sono situazioni che più o meno hanno vissuto tutti. Però ecco, io mi ricordo che appunto i trasferimenti da Sacile al Medune Cellina erano, forse appunto, visto che dalla nostra posizione sul quadrilatero il 182esimo a Sacile era molto lontano dal Medune, forse era una trentina di chilometri, e questi trasferimenti erano sempre un'avventura. In parte si svolgevano sulla pista sterrata, e altri pezzi di strada si facevano sulla strada normale attraverso i paesi, e quindi ecco, mi ricordo che in un ritorno da Medune Cellina trainavo un carro in avaria, e tra l'altro qualcuno di quelli che appunto hanno servito in questa zona si ricorderanno che c'era un ponticello da attraversare che faceva parte probabilmente dell'addestramento, molto stretto, da attraversare a tutta velocità, e tra l'altro appunto quella volta avevo anche un carro agganciato dietro e ero un po' preoccupato, comunque l'ho infilato bene e sono passato. E dopodiché, a un certo punto, anche il mio motore è andato in avaria. Stavo prima di attraversare, mi ricordo che c'era un passaggio a livello, e siccome il motore ha cominciato a scoppiettare, ho detto io la ferrovia non la attraverso, mi fermo prima. E così è stato. Il fatto è che eravamo in mezzo al paese proprio, no? E allora il carro che mi precedeva ha agganciato me e poi mi ha portato fino a Sacile, fino a caserma. Tra l'altro ho rischiato di morire asfissiato, perché avevo a 2 metri davanti al mio naso i tubi di scappamento del carro che mi trascinava, senza maschera. Sono arrivato veramente conciato male. Ma qualcuno ha dovuto agganciare il carro che stavo trainando io, e siccome hanno dovuto sorpassarlo, nella strada, in mezzo al paese, due carri non ci stavano, e quindi ha dovuto arare un po' il giardino di una casa che stava lì davanti in quel pezzo di strada. Ecco, questi erano gli inconvenienti, e poi c'erano naturalmente anche qui, cosa risaputa tra i piloti, il divertimento era quello di, quando si attraversavano i paesi per fare un po' di casino, di staccare i magneti e togliere corrente ai cilindri. Togliere corrente ai cilindri e dopo riattaccare quando questi si erano ben riempiti di benzina, e quindi dai,
dai tubi di scappamento dietro uscivano fiammate di un paio di metri e botti da assordare a carnevale le persone e far tremare le case. Grazie. Mario, Mario. Però praticamente ci hai spiegato perché da 24 compagnie siamo scesi a 6. Colonnello Bettini, prego, attivi l'audio. Buonasera, ciao Mauri. Ciao Massimo. Una curiosità. Io, come dicevi, mi sto anch'io adoperando per ricostruire un po' alcune vicende di unità addestrative carri, del centro addestrativo carristi che ha operato qui a Civitavecchia fino al 43. E perché oltre, diciamo, alle informazioni sui nostri mezzi, sull'evoluzione del materiale bellico che impiegavamo, è interessante, almeno vorrei esplorare di più, qual era l'addestramento iniziale che la Forza Armata decideva di effettuare sugli equipaggi che si avviavano ad operare sui carri, in particolare sui carri medi, perché molti di questi centri si erano specializzati soprattutto sui carri M. Però ho trovato proprio difficoltà a trovare materiale su come viveva, quale tipo di addestramento, la durata veniva effettuato da questi centri sugli equipaggi. Quello di Bracciano all'inizio faceva delle attività di circa un mese con dei programmi differenziati in base al tipo di incarico, anche se permaneva già da allora il principio della intercambiabilità dei vari ruoli nell'ambito del carro, per cui se il capocarro sparava 5 colpi col cannone da 47, pilota e mitragliere 3, però ci sono delle informazioni che vanno, di cui vorrei trovare una conferma un po' più evidente, perché sono informazioni varie prese da fonti diversificate. E non so, ti volevo chiedere se tu nell'ambito delle attività addestrative che allora, soprattutto nel 40-43, si svolgevano presso i centri addestrativi, hai trovato qualche informazione sull'addestramento iniziale, insomma, dei nostri equipaggi, dei carri M. Allora Massimo, le informazioni che ho su questo specifico aspetto sono piuttosto scarne, perché intanto non ho trovato, diciamo, ancora circolari dettagliate che spieghino esattamente quali erano i numeri di colpi o il tipo di attività tattiche da svolgere per addestrare il personale degli equipaggi carri. E poi come si può evincere dal sistema che vi ho fatto vedere con la prima o seconda lastrina, una parte dell'addestramento veniva svolto sicuramente in maniera frettolosa ai depositi, perché l'ordine di costituzione di un battaglione coincideva quasi sempre anche con l'ordine di mobilitazione, e se uno guarda la data dell'ordine di mobilitazione con la data del pronti a partire, sono magari 10-20 giorni, e probabilmente il personale impiegato per costituire questi battaglioni era stato già sicuramente sottoposto all'addestramento di base generico o anche sul mezzo. Ma poi l'addestramento tattico, quello che noi chiamiamo di amalgama, che sicuramente doveva essere fatto per amalgamare comandanti e gregari e i gregari fra di loro, veniva svolto in maniera molto 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 intensa in pochi giorni, anche calcolando il fatto che questi battaglioni si spostavano, partivano dal deposito per raggiungere il centro di addestramento, poi la zona di Pordenone, poi tornavano in una zona di attesa per l'imbarco, poi si avvicinavano al porto di imbarco, e tutti questi trasferimenti su carri ferroviari comportavano anche del tempo, quindi
è una ricerca molto interessante, ma che sicuramente va fatta e approfondita, ma della quale ho poche cose. Credo di aver però individuato nei giorni scorsi il diario storico del centro addestramento di Civitavecchia e una circolare dell'ufficio addestramento con credo del 40 del 42 dove si specificano in maniera un po' più dettagliata di quanto si facesse prima, perché l'addestramento carristi era inserito nel calderone dell'addestramento di tutti gli altri, mentre questa circolare che ho trovato l'altro giorno e che ti manderò è specifica per le unità carristi. Comunque è un territorio ancora da esplorare e soprattutto da interpretare. Grazie Mauri. Altre domande? Mentre magari qualcuno pensa alla domanda da fare, una precisazione sempre per il colonnello Bettini. Per quanto riguarda il centro addestramento di Civitavecchia, il docente che mi ha rivelato il fatto che c'è questa relazione scritta del colonnello D'Avenia nell'archivio di Stato, mi ha anche detto che il colonnello sarebbe arrivato a Pordenone da Civitavecchia perché il centro addestramento di Civitavecchia si sarebbe spostato a Pordenone. Il che mi sembra strano, secondo me era un distaccamento e il centro, perché il centro di Civitavecchia so che ha funzionato anche fino all'estate del 1943, mentre a Cordenos era attivo già da prima, quindi probabilmente c'era un distaccamento del centro di addestramento e forse per questo che non si trovano documenti e quant'altro. Però sul diario storico del centro addestramento di Civitavecchia non c'è alcun cenno su questo ipotetico distaccamento. Quindi al momento io non so se il centro di Cordenos fosse da chi dipendesse, a chi facesse riferimento. Anche questa è una cosa da scoprire, insomma. Bene, se non ci sono altre domande oppure in attesa che qualcuno abbia delle richieste. Io vorrei fare una domanda a Lilli Sartori, se è in ascolto. Gli puoi dare il microfono, Mauro? Sì. Lilli Sartori, per favore, può attivare il microfono? Ok, c'è. Lilli, buonasera, scusa se ti coinvolgo, buonasera. Ma volevo chiederti se tuo papà, tra le cose che ti ha raccontato anche di un eventuale passaggio a Pordenone prima di partire per l'Africa. No, mio papà è partito direttamente da Verona. Lui è sempre stato a Verona al 32esimo e poi è andato direttamente giù a Napoli e poi a Tripoli da Verona. Perché lui probabilmente faceva parte di un battaglione carri leggeri e poi è transitato sui carri medi lì. E lui ha cominciato a Torino alla scuola di fanteria, la Superga, poi è stato passato ai carristi, ma direttamente a Verona e da lì mai transitato per il Friuli. Ok, grazie Lilli. Darei la parola a questo punto al nostro presidente, al generale Enrico. Prego, se vuole attivare l'audio. Bene, grazie Mauro. Saluto nuovamente tutti i presenti, incluso quelli che sono entrati da poco, che per problemi tecnici hanno insistito sinora, ma ci sono riusciti. Il presidente di Catania, della Sicilia, ho anche visto il tenente Pagliuzzi, presidente della sezione di Milano, a girarsi alle spalle di Paolo Franciosi, e lo ringraziamo, il tenente Pagliuzzi, per averci ospitato a Militaria lo scorso anno e averci consentito la presentazione delle Fiat 2000. Colonnello Parri ha premesso che qualcuno gli aveva osservato che
lui tratta sempre argomenti di storia. Ovviamente questa osservazione vale se parliamo di storia riciclata oppure di argomenti ricorrenti. Lui ha parlato di storia, ma ha trattato un argomento originale. Un originale perché è andato a cercarselo con la sua passione, con le sue mani, con la sua buona volontà. E quindi lo ringraziamo per il racconto che ci ha proposto questa sera, che appunto è stato un racconto perché accompagnato da il suo testo è accompagnato da immagini, di foto, di documenti, di lettere originali che ovviamente sono preziose proprio perché hanno questa originalità. La maggior parte dei presenti, come abbiamo potuto constatare, incluso io, sono stati in questo quadrilatero, la maggior parte che vedo qui, le facce che vedo questa sera, e quindi conosciamo tutti bene quel territorio, sia sotto l'aspetto addestrativo, ma operativo, ma anche sotto l'aspetto familiare dei sentimenti. Abbiamo prima parlato di appunto dell'aspetto umano, delle persone, delle famiglie che erano dislocate in quell'area. Io ricordo quando giunsi ad Aviano nel 1976 e c'erano i reduci di guerra, cioè la classe 1922-23, gli ultimi partiti che avevano combattuto in Africa settentrionale, e quindi c'era questo aspetto, gente che veniva da tutta Italia e poi è rimasta lì, si è trapiantata. Direi tutto il Veneto e Friuli con la presenza militare ha questo aspetto antropologico da molto, molto importante che andrebbe esplorato magari da quelli che ci hanno, da esperti che hanno voglia di farlo, perché appunto la presenza militare è così radicata, ha degli aspetti che sono importanti. Non tutti i cognomi del Veneto Friuli terminano con la N, ci sono tanti altri che provengono da tante regioni, quindi c'è questa sovrapposizione di popolazione che è veramente, veramente interessante. Quindi è un'area che soprattutto per quanto riguarda anche gli aspetti operativi, è una zona che è stata presa di esempio per, ad esempio, costruire le circolari dell'impiego delle forze, dalla divisione, i battaglioni, le vecchie circolari 800, 900, eccetera, dove appunto la terminologia anche tattica si ispirava a quel territorio. Posizione di arresto temporaneo, frenaggio, contrasto dinamico, eccetera, era quasi tutto applicato a quella zona lì, ovvero alla pianura Veneto-Friulana, dove che la città di Pordenone si trova, diciamo, quasi al centro di quest'area qui. Ci ha illustrato Maurizio la presenza delle unità. Sono state territorio diciamo battuto da gloriose divisioni corazzate, soprattutto l'Ariete, anche la Centauro. Ovviamente oggi abbiamo la presenza di soli due reggimenti carri, però rappresentano il 50% di quelle che sono le nostre unità corazzate. C'è un altro aspetto che vorrei sottolineare, sempre per quanto riguarda le amicizie e gli affetti. Ad esempio, il gruppo dei corazzati della Zappalà è un gruppo che appartiene a quest'area, cioè un gruppo di circa 3.000 persone, molti presenti appartengono a questo gruppo, che si riunisce intorno a questa caserma, benché chiusa, ormai già da quasi 30 anni, nel 2025, perché fu chiusa nel 1995, ancora frequentano quell'area, e quindi è rimasto un territorio non solamente di esercitazioni, di operazioni, ma appunto un territorio di affetti e di amicizie, e anche questo è un aspetto importantissimo, direi. Maurizio ha anche accennato
possibile raduno a Pordenone in occasione del nostro centenario 2027, ufficialmente questa sera posso affermare che il Consiglio nazionale dell'Associazione Carlisti ha già deciso in tal senso nel Consiglio di ottobre dello scorso anno. Quindi, se tutto va bene, ci rivediamo ancora, come gli anni passati, noi carlisti ad Aviano nel 2027. E quindi grazie Colonnello Parri, come sempre attento e preciso nelle sue presentazioni. Grazie a tutti i presenti, a volte siamo sempre gli stessi, però sicuramente tanti altri hanno seguito nei vari strumenti che abbiamo messo a disposizione, o comunque avranno possibilità nei prossimi giorni di rivedere l'immagine di questa nostra videoconferenza, di cui personalmente sono estremamente soddisfatto, e grazie ancora una volta per la vostra presenza e buonanotte a tutti.